Sono Barbara Mattana e sono un formatore, progettista di formazione e mi sono occupata oramai da 8 anni di coordinamento di progetti sia piccoli che ogni volta li ho sempre considerati comunque piccoli o di alta formazione come veri e propri progetti di creazione di valore. Esercito anche la professione di consulente del lavoro e sto tentando di coniugare le due esperienze che mi permettono di mettere a disposizione sia la parte di possibilità di far esprimere sia gli enti di formazione e quindi gli allievi in diversi contesti e anche supportarli per quanto riguarda le mie competenze da consulente del lavoro. Parlo anche per esperienza personale, ho sempre osservato i contesti in cui opero, soprattutto le persone, e diciamo questa società attuale liquida che va molto veloce, sembra semplice uscire dalla propria zona comfort, ma in realtà non lo è, quindi secondo me è fondamentale sempre lavorare sul fattore umano, e anche portando ciò che storicamente è sempre stato necessario, senza dimenticare ciò che è importante, la formazione e possibilità di esprimersi, quindi l'espressione è il mettersi in gioco continuamente permette di uscire appunto dalla zona comfort e quindi coraggio. La tecnologia è un supporto importantissimo, anzi non si può oramai prescindere dall'utilizzo della tecnologia per la formazione, ma anche per tutto ciò che è lo sviluppo attuale del mondo del lavoro, come concretamente devono essere utilizzate le competenze, anche se di competenze si parla molto spesso in maniera inappropriata. Penso che la tecnologia e i nuovi metodi di formazione siano, e sono venuti fuori anche qua all'interno di diversi progetti molto interessanti, un continuo adattarsi ai tempi, quindi ad esempio come abbiamo visto oggi l'utilizzo di simulatori o anche la gamification, strumenti potentissimi che sono assolutamente a disposizione delle, non solo delle aziende ma delle comunità in cui operano le persone. Il caso sì, è importante sempre quella magia, la speranza, qualsiasi, qua parliamo di formazione quindi di lavoratori e persone che hanno necessità di una crescita personale, quindi la magia poi noi italiani abbiamo sempre bisogno di accendere una scintilla, ecco, la formazione permette questo, di accendere una scintilla e la serendipità è sì il caso, ma ciò che l'essere umano, l'individuo ha necessità di fare per appunto potersi esprimere e rivoluzionare in qualche modo la propria vita lavorativa ma anche personale, perché a mio parere non prescinde, la formazione e la crescita personale è necessaria affinché avvenga anche la formazione professionale.